Ooh,
Si racconta che in occasione di una visita del generale ispettore nel 1902 ne approntarono uno per sparare 5 colpi a carica completa, ma fu un autentico fallimento, ovvero una grande civetta. Ulteriori ne furono tentati, ma niente sembrava funzionare. Alla fine del tempo di attesa, che era di 30 minuti, fu richiesto un volontario che volesse entrare nella canna per rimuovere il proiettile inesploso, legato ad un estrattore, in modo da poterlo tirare fuori. Un soldato alto e magro fece un passo in avanti e, legato con una cintola alla vite, fu calato nella canna. Completato il compito, si dice che fu sul posto promosso a bombardiere. Questa non è la più eccezionale delle ricompense per aver rischiato la vita. Nel museo annesso è raccontato l'episodio con l'aggiunta curiosa di un manichino infilato nella canna con le gambe penzoloni. Ah, questi inglesi!